Ciao a tutti, oggi prepareremo la pastiera napoletana. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono, per la frolla, farina 00, burro a pezzi freddo, zucchero semolato, uova, tuorlo, vanillina, lievito per dolci e la scorza di un limone. Per il ripieno, ricotta di pecora ben sgocciolata, grano precotto, burro, zucchero semolato, uova, sale, cannella, essenza di arancia, arancia candida e la scorza di un limone. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo a preparare la frolla. Mettiamo all'interno del boccale la scorza del limone e lo zucchero. E facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale lo zucchero. Adesso aggiungiamo la farina burro le uova. Il lievito per dolci, il vanillina, il facciamo impastare per 50 secondi a velocità 5. La frolla è pronta, adesso formiamo un panetto, rivestiamolo con pellicola trasparente e facciamolo riposare in frigo per mezz'ora. Nel frattempo prepariamo il ripieno. Dopo aver lavato e asciugato il boccale, versiamo all'interno il latte. Il grano. La scorza del limone, il burro, il pizzico di sale. E facciamo cuocere per 20 minuti a 90 gradi, velocità 1. Adesso rimuoviamo la scorza del limone, trasferiamolo in una ciotola capiente e lasciamolo raffreddare. Dopo aver lavato e asciugato il boccale, versiamo all'interno lo zucchero. E lo facciamo polverizzare per 20 secondi a velocità 10. Finiamo sul fondo del boccale. Adesso versiamo le uova.
e la ricotta. Facciamo amalgamare per 2 minuti a velocità 4. Questa sarà la consistenza. Adesso aggiungiamo di arancia candita, la cannella in polvere e l'essenza d'arancia. Facciamo amalgamare per 10 secondi a velocità 3 con l'antiorario. Il nostro composto è pronto. Riprendiamo il grano cotto e adesso lo verseremo all'interno, lo verseremo sopra e amalgameremo il tutto. Adesso amalgamiamo. Dopo aver amalgamato per bene, mettiamo da parte e andiamo a prendere la frolla dal frigo. Adesso stendiamo la frolla. Dopo aver steso la frolla, adesso posizioniamola all'interno di uno stampo per crostate del diametro di 30 cm. Adesso versiamo il ripieno. Adesso completiamo stendendo il resto della frolla e posizionando le strisce di sopra. Adesso inforniamo a forno preriscaldato a 180 gradi per 45-50 minuti. Trascorso il tempo, spegnere il forno e lasciare riposare a sportello chiuso per 10 minuti. Trascorsi 10 minuti, aprire lo sportello e lasciarla riposare per altri 10 minuti. La pastiera è cotta. Lasciamola raffreddare del tutto prima di uscirla dallo stampo. Pastiera napoletana. Vi consigliamo di mangiarla dopo 24 ore. Grazie e alla prossima ricetta.